Tina Cipollari e il suo cambiamento negli anni. Tina Cipollari è conosciuta da tutti. Bene o male a tutti è capitato di vederla in azione sul piccolo schermo. Si è creata un personaggio, opinionista da anni ed ex corteggiatrice di Uomini e Donne. La Cipollari è nata a Viterbo, una volta faceva l'impiegata, si occupava di contabilità per una società edile. Il suo ingresso nel mondo dello spettacolo avvenne nel programma di Maria De Filippi, Uomini e Donne, come corteggiatrice. Subito si è fatta notare per il suo carattere esuberante. Ha conquistato la simpatia del pubblico con la sua originalità e la sua irriverenza. Tina conosce Chicco Nalli nel programma Il programma, oltre che vederla prima come corteggiatrice ed in seguito come opinionista, le ha permesso di conoscere Chicco Nalli. Con Chicco si è sposata ed è diventata mamma, poi la separazione. Si è da sempre contraddistinta nel programma di Maria De Filippi, è davvero impossibile rimanere impassibili al suo modo di fare e alla sua irriverenza, lei stessa sembra non volersi prendere troppo sul serio. Il suo cammino televisivo è iniziato nel lontano 2001 con il suo personaggio quasi svampito. Il suo primo ingresso in studio fu per corteggiare il tronista dell'epoca, Roberto. Ma fin dal primo giorno, si capisce che Tina Cipollari non è interessata al tronista o al premio dell'anello, sembra invece interessata a divertirsi in questo nuovo contesto televisivo. Grazie al suo modo di vestire, alla sua simpatia, riesce a farsi amare un po' da tutti e nonostante Roberto non la aveva scelta, Maria decide di farla diventare parte integrale del programma. Tina così diventa tronista e tocca a lei scegliere l'amore della vita. Qui Tina conosce Daniele, i due sembrano piacersi a vicenda, ma Tina continua a divertirsi, quindi provano a vivere la loro storia d'amore lontano dai teleschermi. Trascorrono solo due settimane e Tina torna in studio dopo aver lasciato Daniele. La loro relazione non andava avanti bene e decide di riconsiderare le sue precedenti scelte. Maria la accoglie a braccia larghe ed investe tutto nel suo personaggio, quindi Tina diventa opinionista e nel 2003 conosce Chicco Nalli. I due si sono sposati ed hanno avuto tre figli, una bellissima storia d'amore, ma oggi pure questa è giunta al termine. Nonostante siano passati molti anni dalla sua prima apparizione sugli schermi, il pubblico non ha mai smesso di amarla. Iscriviti per non perdere le novità, grazie per il like.